Eccomi qui con un nuovo video e bentornati nel mio canale. Quelli che vi mostro oggi è una tra le tipologie di video mie preferite, ovvero il video haul. Ho tante cose molto molto miste di cui parlarvi, di cui appunto con cui condividere con voi, e quindi bando alle ciance, iniziamo su. Dimenticavo di dirvi, mi scuso tantissimo, ma questa purtroppo sarà la luce che ci terrà compagnia oggi, ma purtroppo mi ritrovo a pomeriggio inoltrato, volevo assolutamente fare questo video, ci tenevo a farlo, e quindi non avendo comunque il materiale adatto per illuminarmi abbastanza la stanza, questo è purtroppo quello che sono riuscita a fare. Spero che appunto sia abbastanza accettabile. La prima cosa che vi voglio mostrare per quanto riguarda l'abbigliamento, l'accessorio, è questo bellissimo cappello che ho acquistato da Zara e a falda larga, di questo verdone abbastanza scuro, ed è adorabile, lo amo, amo tantissimo queste tipologie di cappelli. Questo lo trovo veramente decisamente molto elegante, l'ho già utilizzato come potete ben notare, infatti non contiene neanche il cartellino, e l'ho pagato all'incirca sui 25 euro. E poi sempre da Zara ho acquistato questa felpa abbastanza oversize, con il girocollo leggermente un po' alto e abbastanza lavorata, ma che comunque si mantiene semplice. Faceva parte proprio di un pacchetto di appunto di queste tipologie di felpe molto molto oversize, infatti e non ho presente solo due taglie, SM, però l'ha anche sorpreso l'S e si mantiene molto molto ampia, e l'ho pagato questo qui all'incirca sui 12 euro. Quindi passiamo a quello che ho acquistato per quanto riguarda il beauty. Questa volta mi sono dedicata a comprare dei prodotti soprattutto per i capelli. Mi ritrovo ultimamente ad avere dei capelli abbastanza secchi, quindi volevo appunto trovare qualche soluzione per appunto curare, considerando che faccio sempre maschere, balsamo, utilizzo sempre tantissimi prodotti, però ho voluto acquistare allora innanzitutto questa maschera qui dell'Ultra Dolce, la maschera nutriente da risciacquare, l'olio d'argan e di camelia. A livello di profumazione mi sembra molto molto buona e coccolosa, e appunto nutre intensamente, ammorbidisce e fa brillare per capelli secchi e spenti. Questa all'incirca l'ho pagata sui 5 euro. E poi ho trovato queste bustine qui, sempre di maschere nutritive della Vital Care. Questa qui è appunto congelamento di vegetali e pantenolo per capelli secchi e sfibrati da lasciare agire in un minuto. Appunto sono delle bustine monodose, e questa qui sempre della Vital Care, praticamente all'olio d'argan, appunto, che ricostituisce e idrata il capello per capelli setosi, brillantezza immediata, capelli secchi e danneggiati. Quindi sono 25 ml di prodotto che appunto sono curiosissima di provare per sapere com'è, appunto se funzionano. E calcolate che costavano solo 1 euro, e l'ho acquistata da Risparmio Casa, non so se da voi c'è, però qui a Roma appunto ce l'ho pure vicino casa, allora un attimino ogni tanto ci vado e mi faccio una bella scorpacciata di prodotti. E poi ho ripreso un mio vecchio amore, che è il The Real di Benefit, appunto il mascara, che per me è fantastico, incurva perfettamente le ciglia, mi dà l'effetto allungante, io lo amo da morire, anche se è difficile da togliere, per me è uno dei più piccoli problemi, visto che poi l'effetto è fantastico, che veramente fino ad oggi nessun mascara è riuscito a darmi. Poi invece passiamo a tutto ciò che poi è il più grande degli acquisti per quanto riguarda la stationery. Prima di tutto volevo far vedervi giusto questo, che è carinissimo, che è una portacandela a forma di casetto che ho acquistato da Tiger, che mi fa impazzire, e praticamente è nera, appunto carina, poi si può mettere una candelina ed è perfetta appunto per decorare la casa. Poi invece passiamo ai regali più agli acquisti diciamo più consistenti. Prima di tutto volevo segnalarvi queste carte che ho acquistato all'Auchan, queste carte regalo di diverse fantasie. Queste qui in un negozio di casalinghe, c'è scritto appunto Merry Christmas, con questa base abbastanza semplice, giallina, e degli alberelli, decorazioni in rosso. Poi questa qui invece utilizzata, infatti l'ho unita con un nastrino che contiene appunto tutto ciò che riguarda il Natale, sempre a base gialla, con appunto con pan di zenzero, l'alberello, gli stecchi di zucchero, è carinissimo. E poi un'altra che praticamente ho finito,
che è questa qui, questa fantasia qui, che trovo veramente molto chic, con appunto i cervi, gli uccellini, i cuoricini, molto molto shabby chic. E poi quest'ultima appunto con il villaggio praticamente di Natale, e con il pupazzo di neve, i vari personaggi, ed è molto carina perché tutta la rappresentazione appunto della città natalizia tutta innevata. Poi un'altra cosa carinissima che ho acquistato è sicuramente questo washi tape con la scritta creme macaron, creme chocolate macaron, ci sono appunto i cupcake macaron, l'ho pagato 3,60 euro e l'ho acquistato, se non ricordo male, da Cart o una cosa del genere, sempre qui appunto a Roma. E poi altre quattro confezioni di washi tape acquistate appunto alla Lidl. Questo già l'ho aperto, gli altri ho voluto aspettare in modo che ve li potessi poi far vedere più nel dettaglio, e praticamente sono bellissimi. Questo qui per esempio contiene due washi tape bianche con pacchetti regali, con pupazzi di neve, tutti gialli, dorati, rossi, questi qui con Babbo Natale la scritta poi ci sono questi qui in versione blu con diverse scritte, anche questi con pupazzi di neve, con casette innevate, quest'altro qui con i colori tipici del Natale, il verde, il rosso, questo qui con pan di zenzerino che io amo la follia, questi qui sempre con pacchettini e tanti regali, e questi qui che a questo punto, visto che sono aperti, vi faccio vedere più nel dettaglio, contengono appunto questo qui rosso con delle stelline, questo qui rosso con dei fiocchi di neve. Poi c'è questo qui che è stupendo, bianco con la scritta Merry Christmas in rosso. Poi c'è questo qui di base dorata. Questo qui di base rossa. Questo qui con il bianco e i fiocchetti rossi. Questo qui in bianco con gli alberelli in verde. Ecco. Non so se riuscite a vederlo, ma sì, faccio il prodotto nel dettaglio. E questo qui appunto con la base verdone. Poi ho acquistato sempre alla Lidl questo qui, che praticamente, scusate per la controluce, è un kit per realizzare dei biglietti appunto in rilievo, appunto con ornamenti, con decorazioni, ed è tutto appunto ancora impacchettato, lo devo utilizzare, non vedo l'ora, perché ho già incartato molti regali, ecco perché poi quell'altra carta era quasi praticamente finita, e non ho creato appunto le cartoline, e non vedo l'ora di creare tante tante bellissime cartoline. Io non vedo l'ora di appunto dedicarmi completamente a tutto ciò. Questo l'ho pagata all'incirca sui 20 euro, i washi tape 3-2 euro, tra i 2 ai 3 euro, e appunto questo kit sicuramente poi, se riuscirò a fare una cosa decente, vi metterò magari le foto su Instagram. E per finire arriva appunto il perché di tutto, volevo condividere con voi il mio nuovo amore, che è lei, che è una macaron appunto che ho acquistato sul sito AliExpress, scusate il rumore, ed è di colore rosa ed è stupenda, mi piace tantissimo per come appunto è stata impostata, già ci sono all'interno già qualche cosa, vabbè, ha tutte queste portatessere qui lateralmente, un portapenna che contiene anche nel lato appunto destro dell'agenda, e un'altra tasca qui appunto all'interno, e poi mi è stata mandata appunto con un piccolo refill sia di pagine con la scritta to do, non riuscite a vedere nulla, però appunto magari vi farò il video nel dettaglio. Poi ci sono delle pagine semplicemente quadrettate, e poi delle pagine semplicemente ringate. Appunto mi piace perché non è la prima volta che utilizzo agenda, ho sempre utilizzato agenda avendo la mania completa di appuntare tutto, io sono molto molto maniaca di queste cose, però mi piaceva l'idea di questa agenda che avesse la possibilità appunto di aprirsi e chiudersi. L'anno scorso ne acquistai una da Tiger bellissima, che ho sempre personalizzato come meglio potevo, però comunque avevo il problema che, non avendo gli anelli che si aprivano e si chiudevano, non potevo inserire nulla. Siccome mi piace tantissimo personalizzare appunto le agende, sicuramente l'apertura e la chiusura degli anelli mi aiuta maggiormente. Questa qui l'ho pagata all'incirca sui 15 euro, è arrivata, devo dire, ho veramente
penato tanto per questa gente perché è arrivata veramente in tanto tanto tempo, più di un mese se non erro, però poi è arrivata a casa e quindi dolcemente adesso tra le mie mani. Non vedo l'ora di appunto iniziare a decorarla e adesso devo un attimino cimentarmi un po' con gli acquisti su magari Amazon o su qualche sito di Etsy, cose del genere, proprio per comprare appunto le ricariche, i fili, questo e altro. È sicuramente una buona alternativa di agenda, non è la classica file o fax che si vede in giro, è molto semplice, molto personalizzabile, poi pensatela magari con i divisori, con tutti i fili possibili e immaginabili, è sicuramente molto molto carina e non ha niente in meno appunto rispetto magari alle più rinomate agende. Ero veramente indecisa di acquistare la file fax o no, perché comunque diciamo per essere poi un'agenda che nel tempo riutilizzi sicuramente 50 euro diciamo all'incirca si possono pure effettuare come spesa, anche perché è sicuramente una cosa che utilizzerei, non è una cosa che metterei da parte. Però comunque siccome ho trovato questa alternativa che è molto molto carina e che comunque mi dà la stessa possibilità di decorazione come la file fax, ho detto perché no, facciamolo. Poi con tutti i washi tape che mi ritrovo, tutte le penne che ho colorate, sicuramente mi darò da fare nel migliore dei modi per decorarla. Quindi appunto ora aspetto soltanto di acquistare qualcosa online per quanto riguarda appunto le ricariche eccetera eccetera. Comunque noi ci vediamo prestissimo con nuovi video, già sto organizzando molti video, cioè sto organizzando qualche video natalizio appunto che spero che vi possa essere d'aiuto. E per quanto riguarda lo shopping, mi stavo guardando qui attorno, sì. Per quanto riguarda lo shopping è tutto, io vi ringrazio come sempre per la visualizzazione. Vi mando un grosso bacione, seguitemi sui social, Instagram, Twitter, Facebook e vi mando un grosso bacio. Ciao!